Immaginate il profumo di legna che brucia nel camino mentre vi raccontiamo il nostro ultimo viaggio dell'anno. Un viaggio romantico e rilassante in cui magia e dolcezza si intrecciano per ricaricare le nostre batterie e farci iniziare l'anno nuovo con nuova energia. E sì, sappiamo che il Natale è passato, ma anche se i mercatini sono già finiti, l'inverno durerà ancora un po'. Quindi ecco un'idea per un itinerario per godersi questa stagione in maniera un po' meno convenzionale, anche se poi le montagne innevate non possono mancare. Già, hai visto che si sta aprendo tutto adesso che hai messo via il drone? Io ho visto, ma è sempre così, ormai ci siamo abituati, va bene, bello comunque. Dove siamo? Siamo su Monte Gazza, dove c'è una visuale a 360 gradi di tutte le montagne circostanti, veramente spettacolare. Montagne e laghi. Montagne e laghi, si vede anche il lago di Garda, ci hanno detto in belle giornate fino addirittura a Sirmione. Cosa ma oggi nevica. Oggi nevica. Va bene, basta, siamo pronti a iniziare. Andiamo. Andiamo. Forse però stiamo correndo un po' troppo. Dove siamo? Questa è la Valle dei Laghi, un territorio che si incastra tra il lago di Garda, Trento e le Dolomiti di Brenta. E il nostro viaggio comincia proprio da qui. Visto il nome della valle, ci poniamo come obiettivo quello di vedere tutti i laghi principali, che sono 7. Quindi scendiamo per andare sulle rive del lago di Toblino, dove c'è un pittoresco castello le cui origini risalgono al 201. Allora, all'interno di questo castello c'è un ristorante che fa anche senza glutine, ma non lo possiamo provare perché di solito d'inverno è chiuso. Oggi però è aperto perché c'è un matrimonio e ci siamo imbucati per vedere almeno il cortile. Esatto, molto molto bello tra l'altro, arredato a puntino. Non lontano da Castel Toblino, più a sud, c'è un altro lago, quello di Cavedine, che arriva a toccare le Marocche, un gigantesco ammasso di sassi puntellato da alberelli che sembra quasi un paesaggio lunare che qualcuno sta cercando di rendere più abitabile. Ma questo strano terreno è dovuto ad un'antica frana. E questa è una delle frane più grandi d'Europa, non so se la più grande, una delle più grandi di sicuro, ha una superficie di 13 km quadrati e praticamente è successo che durante l'ultima era glaciale, alla fine dell'ultima era glaciale, quando il ghiacciaio si è ritirato, tutta la pressione che c'era sulle montagne non c'è stata più e quindi la montagna si è sgretolata ed è crollata al suolo. Si è lasciata andare, ci sta. Lasciando queste piccole colline di roccia. Sì, che nulla c'entrano con il paesaggio circostante, quindi è davvero particolare, c'è proprio questi così, ci sono questi sassetti messi e... Perché qualcuno ha fatto proprio delle collinette di sassolini. Sassolini esatto. Un po' grandi. Sassolini. Sono il re della roccia. La regina della roccia. Per fare il re. La regina. No. Qui c'è anche una cosa molto curiosa da vedere, ma è meglio vederla col sole perché il contrasto tra luce e ombra lo evidenzia di più. Ci sono? Ah, sì, sono. Ah, sono queste. Sto dicendo no, non le vedo. Eccole. Allora, praticamente... Tutte queste belle rocce, tantissimo tempo fa erano una spiaggia e a quanto pare dei dinosauri ci hanno camminato sopra lasciando le impronte, poi questa spiaggia è stata coperta da altri sedimenti, con lo schiacciarsi di tutti questi strati di sedimenti si è fossilizzata in questo modo. Non so se è giusto il termine fossilizzato, però sono rimaste le impronte improntate nella roccia. L'abbiamo già visto in altre parti del mondo. Cioè, in Australia! Ti ricordi che strada abbiamo fatto per vedere quella in Australia? Qua è più semplice. Non serve andare in Australia e fare 5 ore di guida nel deserto? Venite qui, incredibile. Ne tocco una, aspetta. Fammi toccare una. Vai. Tocco le impronte di dinosauro. Che storia. Mi fanno impazzire queste cose. Sì, sono super super particolari. Sono particolarmente emozionanti perché proprio, cioè, tu immagina veramente che qua sopra, ovviamente non su questa esatta roccia, cioè no, adesso è qua. Prima era sicuramente parte. Da un'altra parte. Probabilmente ma... non con questa inclinazione, secondo esatto, me. Esatto, no, no, non è che i dinosauri camminavano così, però un dinosauro ci ha messo le zampe. Figo. Figata. Comunque sappiamo che queste cose entusiasmano noi, ma lasciano indifferenti la maggior parte delle persone, quindi passiamo a qualcosa di più interessante per tutti. E siamo arrivati nel posto che ci ospiterà per una metà di questo viaggio, si chiama Agritour La Dolce Mela. E il nome non è casuale. Questo è un agriturismo bio, pet friendly ma adult only, perché qui le parole d'ordine sono quiete e relax, quindi è perfetto per una fuga romantica. Tra l'altro fighissimo, prima quando ho fatto volare il drone ho notato che tutto il bordo della piscina è una mela.
dall'alto c'è la forma della mela. Hanno vinto tutto, vabbè. I riferimenti alle mele ci sono perché qui si coltiva una varietà antica che poi viene utilizzata per fare diversi prodotti. E ovviamente adesso sono nei box natalizi perché è dicembre, quindi Natale è dietro le porte. E ora ne proviamo subito due mixati in un modo che non avevamo mai sentito prima. Cos'è? Cos'è? Mel brûlée. Ti metto da questa parte che c'è fumo. Vai, spiegaci. Praticamente tipo il vin brûlée, ma in realtà no, perché è succo di mela caldo con spezie e gin alla mela. Lo preferisco al vin brûlée. Si può dire? Ma l'ho detto. Seconda tazza. Io ero scettica per quanto riguarda il succo di mele caldo, invece è veramente buono. Sì, sì, sì. Concordo, è davvero, davvero buono. Più che altro, sì, è un succo di mele, di base sa proprio di succo di mele, ma appunto con le spezie, quindi dà quel tocco in più. E poi c'è il gin, che vabbè, è il gin, è gin. Scalda quindi, anche quello. Esatto, scalda gli animi. Ma portiamo dentro la nostra tazza perché nella sala colazioni si fa anche la merenda e ne approfittiamo. Tra l'altro ci portano anche del pandoro senza glutine, visto il periodo. Non ci dilunghiamo troppo però perché dobbiamo andare a Santa Massenza, dove, oltre al terzo lago, c'è un evento che non possiamo perdere. Qui ci sono dei mercatini di Natale diversi dal solito. Sì, si vendono prodotti locali, ma al posto delle bancarelle gli artigiani hanno degli spazi negli edifici, un po' come se fossero dei negozi. Così si valorizza l'architettura del centro storico. Iniziamo questo giro con un assaggio di una grappa delle 5 distillerie del paese, ci torniamo tra poco, e di strudel di mele. Quindi ottimo, ottimo inizio. È tipo biscottato. Uno strudel biscottoso. È uno strudel. Fregolotti. Fregolotti. Mi ho imparato una cosa nuova. E confermo comunque che è buono. Ogni weekend di dicembre si tiene un evento diverso e noi siamo qui giusto per la notte degli alambicchi accesi. Vai, fammi vedere la tua collana fashion. Collana. Fammi vedere bene cosa c'è dentro. Metti le cuffie e andiamo. Andiamo. Buonasera, benvenuti e benvenuti. Io sono la tutelatrice della tradizione trentina e mi è stato affidato il compito di guidare questa degustazione. E la Musiola è l'unica vite autoctona a bacca bianca del Trentino, dove significava e significa uva Musiola, si distillava e si distilla grappa di Musiola. Come vi abbiamo accennato, in questo paesino ci sono ben 5 distillerie di grappa e durante questo evento si visitano tutte, accompagnati da attori e quest'anno anche Patrizio Roversi, ospite d'onore, che raccontano la storia di questa acqua di vita. Molto bene, evento decisamente interessante, soprattutto per un paesino così piccolo. Avere una tradizione così forte è veramente interessante. Sì, ma ora dobbiamo decisamente andare a metterci qualcosa nello stomaco, qualcosa di solido. Per cena andiamo all'osteria Ca dei Giosi per una bella scorpacciata di piatti tipici. Cominciamo con un assaggino di polenta e poi io vado con canederli senza glutine e filetto di salmerino con un sacco di contorni. Io invece ho preso gnocchi con ragù di selvaggina e formaggio polenta e funghi, che probabilmente era un piatto unico più che un secondo. Sì, abbiamo esagerato. Stasera sì. Ma visto che siamo arrivati ieri sera, vi diamo un'alternativa, il ristorante Alla Stretta, dove io ho preso i maccheroncini alla montanara e io polenta, formaggio e funghi. Beh, è un piatto tipico, eh. Comunque è arrivato il momento di tornare in hotel e prepararci per un'impegnativa mattinata di relax. E buongiorno, questa mattina abbiamo cominciato con una colazione in camera, così non mi sono dovuta vestire, tanto poi stiamo qui, giusto? Giusto. Colazione in camera, giusto due cose, come vedete. Ma tanto poi saltiamo il pranzo, non ti preoccupare. Vero, vero. Un sacco di cose senza glutine ci hanno portato tutta questa cosa qui e quindi davvero ottima questa attenzione. Buona colazione. Buona colazione, comunque non esagerare che adesso facciamo il bagno. Giusto. Facciamo il bagno. Ah, ok. Pensavo fuori in piscina. Cos'è, scemo? Questa suite è essenzialmente una mini spa. Dopo la sauna e il bagno nella nostra vasca idromassaggio, arrivano anche i ragazzi di Effetto Piuma per un massaggio rilassante di coppia. E capisco perché abbiano scelto questo nome. Non so come o perché, ma il massaggio quasi non mi sembra fatto da mani di una persona, ma da un qualche strumento in seta. Davvero questa è la perfetta mattinata rilassante. Comunque questa suite è proprio bella, almeno per noi, perché
è moderna, ma non fredda. Spesso il moderno è un po' troppo minimalista, tutto bianco. Qua invece è proprio moderno, ma caldo, molto materico. Soprattutto con tutto il legno che ci circonda, che richiama molto questo ambiente montano, la classica baita, diciamo. Ma poi là dietro c'è il rialzo in cemento, riscaldato a pavimento, quindi comunque mantiene il caldo, che però stacca appunto sia a livello materico che a livello di tattile anche. Proprio quando camminando sì. sopra c'è un sì, po' il sì. legno, un esatto. po' il cemento. Questo tappeto qua davanti che è bellissimo. Questa poi la mettiamo su OnlyFans. E poi c'è questa vetrata gigantesca da cui entra un sacco di luce, ma soprattutto da qui vediamo il panorama, e quindi è un po' come essere all'aperto, ma in realtà stando al caldo. Esatto. Ovviamente non stiamo neanche a dirvi qual è la nostra parte preferita, perché non serve, direi. E sì, quando c'è un posto così bello che ci fa battere il cuore anche per l'architettura, vogliamo darvi tutti i dettagli. Ci voleva. Decisamente, ci siamo rilassati a puntino e abbastanza. Andiamo a fare un giro. Allora, stiamo girando un po' per questa zona che si chiama Laghi di Lamar. Siamo al secondo, praticamente. Quello più piccolo. Quello più piccolo, più carino. Ha un colore bellissimo. E sono anche balneabili d'estate. D'estate e d'inverno anche. Per i coraggiosi. Lui sembra entusiasta. Lui è proprio al settimo cielo, va bene. Il secondo lago si chiama Lago Santo e ci sarebbe una passeggiata da fare sulla riva, ma in questo momento il livello dell'acqua è particolarmente altino. Quindi facciamo un salto a Castel Terlago e al vicino lago di Terlago, arrivando così a quota 6. Prima che il sole tramonti però andiamo a Riva del Garda per vedere il panorama dal bastione, che si può raggiungere con un ascensore panoramico. ...50 minuti e una salita dopo, siamo in cima. E tutta questa fila è perché qui su nel bastione hanno allestito la casa del Grinch. Eh sì, in questo periodo natalizio appunto c'è il Grinch che si nasconde lì dentro. Se avete bambini può avere senso, noi personalmente evitiamo di fare un'ennesima coda. Sì, che dici? sì, c'è una quantità di passeggini allarmante. Ciò nonostante, la vista da qui è davvero bella, quindi vale la pena salire perché, insomma, la vista su riva e sul lago vale la pena, ecco. Anche perché adesso appunto sono tutti alla casa del Grinch e quindi poi in realtà la terrazza panoramica è abbastanza vuota. Esatto. Bene, adesso tra qualche minuto calerà la sera e quindi noi scendiamo perché ci sono i mercatini. Andiamo. Ci sono tutto il giorno, ma con le lucine sono più belle. Esatto. Tra l'altro, Marti, il rischio più alto qui non è il freddo, ma il rischio di sentire Last Christmas. Sopravviveremo al Papageddon. Dopo un giretto nei mercatini del centro storico, andiamo a cena subito fuori le mura. Ci portano subito degli entrée e poi continuiamo con un carpaccio di cervo e un uovo poché. Buonissimo. Poi è il mio turno di provare il salmerino. Mentre io, visto che la scelta senza glutine è molto ampia, prendo una pasta con ragù e funghi. Buono, il sapore è molto deciso perché il ragù è di lepre, quindi selvaggina, ma è molto buono. Siamo troppo pieni per un dessert, ma ci hanno comunque portato questa cosina per chiudere in dolcezza. Curioso, polenta con dolcino sopra. E meringa. Buonanotte. Buonanotte. Oggi colazione nella sala comune, tra l'altro per me ovviamente c'è sempre una scelta enorme, per Martina c'è il vassoio dedicato al suo buffet, Martina praticamente, e quindi ora ci carichiamo per la giornata e poi ripartiamo perché purtroppo dobbiamo lasciare questo posto con proprio a malincuore, ma per scoprirne uno nuovo che vedremo. E voilà, e anche questo lago è fatto, completismo per i 7 laghi, check. Allora noi vogliamo provare a fare una fotina. Ok.
Vai, Marti. Sembra buono? Ci tiene? Certo! Ottimo! Vai, foto! Foto? Come? Che bello che è! Vero? Visti tutti i laghi, andiamo ad Arco, un paese dominato da un castello arroccato su un alto sperone di roccia. E qui facciamo un giro tra i mercatini, posizionati tutti intorno alla collegiata. At first he wasn't happy. Ti ho perso per sempre. Queste palle sono giganti. That's what she said. Non intendevo. Facciamole vedere perché così si capisce. Ecco, non è Martina che è maliziosa. Siete voi che lo siete. Al di là della location, qui ci sono bancarelle con artigianato vario e cibo e bevande. Abbiamo preso del vin brûlé, bello, devo dire che anche di giorno l'atmosfera natalizia c'è, quindi ci bello, sta, bello, ci bello. Sta. Si va a pranzo, direi. Tra l'altro il posto è dietro la chiesa, se non mi ricordo male, adesso andiamo a cercarlo. Sì, dovrebbe, l'ho visto passando. Perfetto, andiamo. È questo l'ingresso. Ottimo. Il posto è bellissimo, vediamo se è anche buonissimo. La tagliata è buona, ma la specialità di questo ristorante è la pizza, che ha un impasto speciale. Pizza con la crema di broccoli, granella di pistacchio, stracciatella e pomodori. Mi ispirava un sacco. Davvero buona. L'abbinamento è perfetto. Buonissimo. Dopo pranzo lasciamo Valle dei Laghi e andiamo in Val di Ledro. Anche qui c'è un lago, ma lo lasciamo per dopo. Prima andiamo nei boschi. Rincontriamo Arno che insieme a Veronica ci aveva fatto il massaggio alla dolce mela, questa volta per un'esperienza di Forestling, un percorso per entrare in relazione con la natura e fare attenzione attraverso tutti i sensi alle piccole cose che a volte passano inosservate. Ma questa esperienza nello specifico è per coppie, quindi ci sono anche dei momenti da condividere, ma solo tra di noi. Finito il nostro bagno di foresta, raggiungiamo il Silentia, uno chalet immerso nella natura della Val Concei, dove staremo per le prossime due notti completamente isolati dal mondo. Qui infatti non prende internet e non c'è il wifi, né la televisione. Un posto dove godersi la natura e il lento scorrere del tempo, dimenticandosi per un po' del resto del mondo. C'è soltanto pace, tranquillità e relax. Ora, noi siamo qui soltanto in due, ma la casa può ospitare fino a 9 persone, ci sono due camere da letto e anche un sottotetto con altri letti, insomma, 9 persone. E poi ovviamente al piano terra tutta questa zona comune con la cucina, il caminetto, il tavolo, quindi insomma un grande posto dove poter fare grandi feste, immagino, non lo so, ma noi ci accontenteremo di coccolarci un pochino e rilassarci. Tra l'altro questo posto ha un fascino completamente diverso dalla dolce mela, perché è molto tradizionale. Fateci sapere quale preferite. Per fortuna noi non dobbiamo scegliere. Esatto, noi li stiamo provando entrambi. Tra l'altro, a due passi dallo chalet c'è un piccolo recinto con dentro Silvano e Freya, che sono due cervi. Ed è la prima volta che vediamo un cervo così vicino per poter ammirare bene il palco, che è questo, bellissimo. Sì, è grandissimo, tra l'altro, questo, il palco di questo cervo. È comunque in mezzo agli alberi, però poverini, fa freddo, loro si riparano così. Ci sta, ci sta. Prima o poi andrò a fotografare i cervi che fanno il bramito. Bramito si dice? Quella roba lì. E dico andrò perché so che tu, Martina, non verrai. Perché freddo, arrampicate, non è proprio il tuo forse. Forse no. Si vedrà. Mentre progettiamo nuovi safari, ci godiamo la nostra pausa da tutto, stando davanti al fuoco, facendomi distruggere da Martina a scarabeo e godendoci un succo di mele caldo, a cui ormai siamo assuefatti anche senza l'aggiunta di spezie e gin. Comunque, buonanotte, ci vediamo domani mattina, perché va bene il relax, ma anche qui c'è qualcosa da vedere. E buongiorno dal lago di Ledro, iniziamo dal Museo delle Palafitte, dovevo dirlo io, mi ero persa, pensavo lo dicessi tutto tu. Andiamo! Andiamo!
Questa zona è abitata da molto tempo. Circa 4.000 anni fa, in piena età del bronzo, qui c'era un villaggio su palafitte e le fondamenta, ovvero i pali, sono tuttora qui. Ora, di solito si possono vedere i pali che sono ancora sott'acqua, ma dipende dalle condizioni dell'acqua. Oggi non è particolarmente limpida. Torneremo in estate. Gli edifici che si vedono ora sono molto più recenti, ovviamente, e sono stati costruiti per esemplificare diverse ipotesi di abitazioni e tecniche costruttive. Tempo di concorso. Concorso perché ogni anno Garda Trentino organizza un concorso che chi vince o perde. O perde, vince una notte in palafitta su questo letto. Bellissimo, parteciperemo e dita incrociate. Cosa? No? Vabbè, l'estate si sta bene. Ok. Oltre ai pali, nel lago sono stati ritrovati numerosi reperti, moltissimo vasellame e oggetti quotidiani, persino un pezzo di pane, che tra l'altro dopo che è stato analizzato i panettieri locali hanno provato a riprodurre. Ci sono anche resti animali che aiutano a capire come doveva essere l'ambiente all'epoca. Una cosa curiosa sono le tavolette enigmatiche, il che vuol dire che nessuno sa cosa servissero. Poi ovviamente ci sono diversi oggetti in bronzo, come questo pugnale ornato e queste coroncine. Una di quelle trovate nel lago è unica nel suo genere, vista la dimensione e le decorazioni. Ecco, diciamo che questa parte è particolarmente interessante per qualcuno che trascina i ricercatori in una spirale infinita di domande e ci fa fare tardi alla prossima tappa. Va bene, andiamo di corsa da Sartori Organic Farm, un'azienda vinicola familiare, e facciamo un giro in cantina per capire un po' che tipo di vino producono. Guarda sull'etichetta, c'è la corona che abbiamo visto prima. Ma poi saliamo in vigna per vedere il panorama sul lago e assaggiare il primo vino che va bevuto torbido. Che bello, sembra le nebulose dello spazio. Primo assaggio con questa vista decisamente spettacolare. Ma adesso per gli altri entriamo al calduccio. Sì. Continuiamo la degustazione con prodotti della zona per accompagnare altri vini della cantina. Il profumo mi piace di più di quello mosso, ma quello frezzantino mi piace di più, proprio la frezzantezza. Curiosità, questo vino si chiama Massangla. Allora, qui c'è un racconto che è un giallo, l'autore è Mauro Neri, è ambientato alle palafitte. Quindi qui viene descritta la storia di vari personaggi di 4.000 anni fa. Ogni personaggio ha un nome diverso e noi abbiamo deciso di utilizzare i nomi di queste persone per chiamare i nostri vini. Massangla, ad esempio, è una ragazza che è innamorata di Bachmor, che Bachmor è il protagonista di questo libro e sarà il nostro prossimo vino. Ma consideriamo questa fantastica degustazione una sorta di aperitivo, perché ora si va a pranzo, con qualcosa di particolare tra l'altro. Questo posto è certificato senza glutine, io ho preso le tagliatelle ai funghi, cioè invece tu quanta roba hai preso da mangiare? Invece ho preso gli gnocchi boemi, che sono una ricetta super tipica di questa zona, che però in realtà è influenzata da appunto la Boemia, perché i soldati che sono andati nella zona di Praga hanno raccolto ovviamente le ricette del posto e le hanno portate qua. Questa è quella che è rimasta più popolare, diciamo. Ci sono sia dolci che salati, essenzialmente questa pagnotta, se possiamo definirla, con all'interno una prugna. E appunto, io l'ho presa con il goulash, ma poi ho preso anche il dolce. Assaggiamo. È molto morbida, molto soffice, un po' asciutta. Forse ci vuole più condimento. Ecco, vista la zona mi aspettavo che assomigliassero di più ai canederli. In realtà no. È tipo il pane al vapore cinese, il pao. È una roba del genere. Ma la parte con la prugna? La parte con la prugna è estremamente dolce, sa di prugna. E ci sta bene in realtà con la carne. L'ho apprezzata. Sì, sì. Diciamo che forse preferisco quella salata con la carne, perché appunto il goulash era molto molto buono. Anche così è buono, però ho preferito il salato. Dopo pranzo andiamo in farmacia. Ok, questa farmacia, che in realtà oggi è il Museo Foletto. Questi mobili e macchinari risalgono alla fine dell'Ottocento, quando tutti i medicinali della valle venivano prodotti in questo laboratorio dallo Speziale. Una professione e tradizione che si è tramandata in famiglia e che ci viene raccontata da Lucia, che fa parte della quinta generazione. L'idea di base era quella di avere un mobilio che avesse tutti gli ingredienti che potevano servire per la preparazione di un qualunque tipo di preparato, quindi che fosse uno sciroppo, che fosse una pomata, che fosse una pastiglia. Sopra ci sono dei semi preparati, già, e mentre tutto quello che era di essenza più terapeutica, quindi quello che conteneva più principi attivi, era alle spalle del farmacista. Di là c'è tutta la parte degli acidi e da questa parte le tinture e gli oli.
Un'altra tradizione che si è tramandata è quella degli alcolici. Un tempo l'alcol era uno dei pochi metodi efficaci per estrarre le proprietà dalle piante. Oggi questi amari non si usano più come medicine, ma si bevono lo stesso. Noi proviamo il picco rosso. Forte, ma molto molto buono. Bello dolce. Effettivamente la nonna che lo mette sul gelato... Va bene, eh? Sì, sì, sì. Ah. Buono. E l'amaro proibito. C'è anche poi quel retrogusto dolce e mi ricorda la camomilla che mi piaceva mia mamma con un botto di zucchero. Tra zucchero e pochissima camomilla. Calato il sole, facciamo un salto alle palafitte perché in questo periodo c'è uno spettacolo di luci. Semplice ma carino. E poi andiamo a cena. A cena siamo alla torre, tra l'altro siamo vicinissimi alla farmacia e ho preso una cosa che mi hanno consigliato, ovvero la polenta di patate, che non è purè, è proprio polenta di patate. È particolarissima, è proprio una via di mezzo tra polenta e purè, molto buona, tra l'altro due delle mie cose preferite. Io invece stasera, dato che ancora non li ho presi e mi rifiuto di andarmene dal Trentino senza averli mangiati, canederli, perché sì, ci vogliono, fatta, sempre buonissimi, sempre. Buongiorno, buongiorno, in realtà buon pomeriggio quasi. Sì. Abbiamo passato la mattinata qui allo chalet, quindi adesso è già ora di pranzo. Andiamo esatto. A pranzo. Iniziamo così la giornata. Quindi, dopo un pranzo veloce a base di salumi, formaggi e polenta, così da fare un carico di piatti tipici prima di ripartire, raggiungiamo il Ledro Land Art, che è sopra Pur, che è il paesello dove c'era anche la degustazione di ieri. Quindi siamo risaliti un attimo, sì. Ed eccoci qua. E mentre passeggiamo vi raccontiamo un po' di questo posto. Andiamo, entriamo nel boschetto. Il Ledro Land Art è un museo a cielo aperto e in mezzo agli alberi. Che poi diciamocelo, è un'ottima scusa per fare anche una passeggiata nella natura. Qua è super super tranquillo e nel frattempo si vedono cose belle. Qui diversi artisti hanno realizzato sculture che dialogano con l'ambiente circostante e che si lasciano consumare da esso. Infatti sono per la maggior parte composte da materiali naturali che, lasciati in balia degli elementi, pian piano si disintegrano e tornano a far parte dell'ambiente. Questo si vede e si sente anche che è in decomposizione. Cos'è, cos'è? È lana. È lana che è stata ricoperta di muschio. E con quest'ultima passeggiata nella natura, ma anche nell'arte, si conclude il nostro viaggio pausa rigenerante. E in realtà si conclude anche il 2023, perché questo è l'ultimo viaggio dell'anno per noi. Ringraziamo nello specifico Francesca Moreno di La Dolce Mela e Chalet Silentia, che ci hanno appunto supportato e hanno reso possibile questo progetto. Ma poi raga, ringraziamo voi per un altro anno insieme. Per noi è sempre un piacere potervi portare in viaggio con noi e sperando anche di darvi dei consigli per i vostri viaggi, quello è lo scopo. Quindi adesso torniamo a casa a montare un po' di video, così ci vediamo al prossimo video e al prossimo viaggio. Ciao, ciao.